Scientificast, il podcast più ascoltato, sei una sbrigliatrice, episodio 321. Bentornati a questo nuovo episodio di Scientificast, l'episodio è il numero 321 e alla conduzione siamo io, Simone, e dall'altra parte... Marco, 3-2-1, 3-2-1, via. Cosa? La puntata, via? Era 321, 3-2-1. Ah, davvero? Non ci avevo pensato. Ma guardate come si scoprono le cose belle. La matematica profonda. Esatto, la matematica profonda. E invece tu sei a Roma in provincia di Tokyo, a Tokyo in provincia di Roma? A Roma in provincia di Roma, perché ancora i giapponesi stanno lentamente rilassando le richieste, tutte le cose che bisogna fare per poter rientrare nell'isola del Sol Levante, quindi... Spero che tornerà presto, ma insomma, non è stata una bella pagina perché, come abbiamo detto anche altre volte, il Giappone è l'unica nazione che io sappia che fa discriminazione su base razziale, cioè i giapponesi possono entrare e uscire dall'isola quando vogliono, gli stranieri no, indipendentemente se hanno famiglia, lavoro, ditte, possono essere i capi di ditte internazionali, non frega niente a nessuno. Certo, basta che siano giapponesi e lo puoi uscire e entrare, anche perché gli stranieri che stanno dentro possono uscire ma non rientrare, giusto se ti muore un parente, ma devi tornare col certificato di morte, mica pizza e fighi. Eh sì, certo, mia roba è così leggera. Sapete comunque che il numero 321, secondo i numeri degli angeli, dal nostro sito affidabile a cui facciamo riferimento sempre, è un numero che incoraggia a seguire i desideri del tuo cuore. Bene, mi sembra. Quindi se tu vuoi tornare in Giappone, il tuo cuore lo vuole veramente, non ci saranno problemi, potrai farlo. Grazie al numero 321, che è questa puntata. Va bene, invece entrando nel merito di questa puntata, parliamo di una cosa che interessa un po' a tutti, cioè sempre stato un po' il fulcro degli interessi della comunità internazionale, cioè i buchi neri. Sì, beh, il buco nero tira, insomma, soprattutto in questi contesti... Sì. A parte un oggetto affascinante di per sé, perché comunque è stato ripresentato nella fantascienza infinite volte, però è anche un oggetto dal punto di vista scientifico in cui si potrebbe studiare la discrepanza che c'è tra meccanica quantistica e relatività generale, che sono i due grossi bastioni su cui si regge tutta la fisica moderna, ma che sono completamente incompatibili tra loro. Con l'entrata in funzione degli osservatori di onde gravitazionali LIGO Virgo, che appunto sono LIGO è un doppio osservatorio negli Stati Uniti e Virgo che è in Italia, in Toscana, ovviamente innanzitutto hanno preso il Nobel per aver osservato finalmente le onde gravitazionali, che sono queste perturbazioni dello spazio-tempo dovute a grosse collisioni stellari o di buchi neri o di stelle di neutroni. Si è passati appunto dalla fase di scoperta alla fase di astronomia, cioè adesso ne vedono talmente tanti, siamo nell'ordine delle decine, intendiamoci, però ne vedono talmente tanti che si riesce a fare astronomia stellare. E perché tra l'altro buco nero su buco nero, cioè la collisione tra due buchi neri, è misurabile, è percettibile solo nel canale gravitazionale, perché un oggetto che non emette nulla, quando sbatte con un altro oggetto che non emette nulla, è poter immaginare cosa succede, cioè... niente, apparentemente niente. almeno da quel punto di vista delle onde gravitazionali, esatto, solo nelle onde gravitazionali si vede, non emette luce, non emette niente. Quando c'è stata invece osservata sempre da questi osservatori o telescopi, in realtà sono una collisione tra due stelle di neutroni, questa è stata vista da qualunque cosa stava a terra o nello spazio e guardasse in quella direzione. Infatti l'articolo di questa osservazione è stato cofirmato da tre quarti della popolazione scientifica del campo, ovviamente, perché appunto in generale era sempre dato, questo è normale, cioè se ci sono grossi eventi astronomici celesti, si dice sempre io l'ho visto nell'ottico, e poi un altro telescopio dice io no, non l'ho visto nei raggi X, oppure l'ho visto o l'ho visto con questa energia, perché è chiaro che è necessario fare un'astronomia multimessaggero, ma è un'altra parola che va molto di moda nel campo della fisica e anche nel campo della richiesta di fondi, cioè è un oggetto, una fisica interdisciplinare che copre più branche in maniera da capire esattamente che succede sia dal punto di vista astrofisico ma anche dal punto di vista delle particelle elementari, e così via. E invece questa cosa dei buchi neri
ciccia. Questi due. Cioè, o lo vedi tramite onde gravitazionali, oppure essendo buchi neri non Questi li vedi. due esattamente, essendo buchi neri, non solo non li vedi, ma non, appunto non emettono nulla. Questi qui erano due mastodonti, cioè erano la massa totale di questi due oggetti era 150 masse solari, quindi e i due buchi neri in partenza erano uno grande, mi pare 80, 85 masse solari, e l'altro 66 masse solari. Poi c'è un errore associato a questo, più o meno 20 masse solari, perché ovviamente quello che. È un errore enorme. Non lo so, per parafrasare Stewie Griffin, lo so, ma il tuo rivelatore di onde gravitazionali è molto meglio del loro. Cioè, quando costruì la macchina del tempo, il Certo. cane Brian dice: ma come puoi fare solo questa cosa qui? Dice: sì, è la tua macchina del tempo, cosa puoi fare? Esatto, sì. Vabbè, No, sì. perché Ce ne stiamo diciamo così. che in realtà l'errore è relativamente grande, però quando dice 85 più 21 meno 14, quindi può arrivare al massimo a 106 masse solari, e poi meno 14 fa 71 masse solari. Però è enorme, ma ti dice che è più di 70 masse solari, quindi comunque rimane un mastodonte. E poi quello che dici Certo. tu è corretto, cioè in realtà quello che viene visto sono queste oscillazioni della lunghezza, della distanza tra gli interferometri. Quindi questa oscillazione che varia nel tempo, perché via via che questi due oggetti spiraleggiano sempre più velocemente uno attorno all'altro, emettono questo chirp, questo fischietto, che in realtà si è convertito in sonoro, perché in realtà appunto sono queste vibrazioni, In realtà sono onde sono gravitazionali. distanze, è una variazione di distanza microscopica ma misurabile. E da questa fischio si riesce tramite una serie di modelli, una serie di strutture per calcolare, precompilate, a capire quali sono le masse dei due oggetti con buona precisione. Però è chiaro che dipende anche dal modello, quindi ci sono tutta una serie di incertezze associate, li devi pulire dal rumore, nel senso che appunto così come noi siamo assillati dai rumori dei microfoni, appunto del fruscio, eccetera, eccetera, lì è ancora peggio, perché immaginate che uno bisbiglia con il rumore del microfono altissimo perché ti passa il camion oppure l'aereo o anche il microterremoto. Certo. Quindi è un campo molto affascinante. La cosa però funziona oramai, e la cosa più bella è che appunto questi sono due mastodonti che tra l'altro non dovrebbero esistere. Lì c'è un altro problema legato al fatto che Ma nessuno gli ha loro non lo detto, è loro come la storia del Calabrone, no? Cioè. esatto, loro non lo sanno e quindi esistono allegramente. E quindi esistono Anche lo perché poi che vuoi andargli a stesso. dire un buco nero di 85 Eh masse no, solari? io non vado di Scusi, ma sicuro. lei saprebbe, sa che non lo potrebbe fare. No, io non ci vado perché fa brutto poi il buco nero quando gli dici queste Anche cose. perché poi appunto adesso è 150 masse solari, quindi ancora più Eh certo. ancora più però appunto quello, perché i buchi neri stellari si sa come si formano. Hai una stella molto massiva, finisce il suo carburante nucleare, esplode tipo supernova, quindi una parte degli strati esterni oramai consunti della stella, cioè sono metalli pesanti, viene espulsa nello spazio, l'altra parte viene compressa sotto il famoso raggio di Schwarzschild e quindi diventa un buco nero. E quindi è noto, però stiamo parlando di poche masse solari. Questi di massa intermedia, prima di questi telescopi, non sono mai stati osservati. Cioè, o erano grossi grossi o erano piccoli piccoli, cioè c'era una roba intermedia. Esattamente. C'erano quelli supermassivi al centro delle galassie o giù di lì, e poi quelli piccoli. In media non si capisce, si presupponeva che ci potessero essere questi merger, cioè queste collisioni che davano origine a buchi neri più grandi, però anche lì è molto difficile, perché in realtà le galassie sono oggetti estremamente eterei, nel senso che collisioni stella contro stella non avvengono quasi mai. Anche queste collisioni ne avviene una ogni 10 gigaparsec, quindi ogni 30 miliardi di anni luce cubi in un anno. Quindi solo perché loro campionano praticamente quasi tutto l'universo, questi telescopi si riesce a vedere. Infatti questo oggetto qui era 15 miliardi di anni luce, cioè la collisione, è vero che in relatività non ha senso, però è avvenuta in un concetto istantaneo di tempo 15 miliardi di anni fa, ci ha messo 15 miliardi di anni a Certo. arrivare, e quindi è arrivata questa perturbazione. L'altra cosa che vale la pena menzionare è che in questa collisione 9 masse solari sono andate spazzate via, convertite massa energia in onde gravitazionali proprio. Cioè la somma dei due oggetti iniziali e l'oggetto finale
da una mancanza di nuove masse solari. Già il primo. Che però ci sta, perché comunque un po' di dispersione di energia, cioè, ci deve essere per forza. Nel senso, non è che l'onda gravitazionale di per sé è gratuita. Eh no, certo, gratuita non è, però già il primo oggetto che aveva convertito due masse solari, insomma, un evento astronomico che converte istantaneamente una, due, appunto, questo quasi 10 masse, volte la massa, immaginate, 10 soli che fai così e spariti, convertiti appunto perché l'energia non si crea, non si distrugge, bla bla bla, convertiti in onde gravitazionali, cioè convertiti nella cosa anche lì più eterea e quasi inconsistente dell'universo, in realtà i neutrini sono più inconsistenti, certo. Che però sono 9 masse però, solari, cioè sono 9 volte la massa del Sole, sotto forma di gravitoni, perché poi quelle che noi misuriamo come onde gravitazionali in questa futura unificazione tra meccanica quantistica e relatività generale dovrebbero essere, anzi sono dei gravitoni, cioè sono anche non solo onde ma corpuscoli, quindi uno in teoria hanno delle proprietà teoriche ben precise, sono irrilevabili in termini di singolo corpuscolo, cioè come dire io ho l'antenna con cui prendo ricevo la televisione perché mi arriva un'onda elettromagnetica potentissima, se volessi il singolo fotone radio non ci vedi assolutamente niente, e lo stesso è questo, però insomma sono sempre cose che lasciano a me, insomma fanno rizzare i capelli, sì. Che istantaneamente tu c'hai queste immense quantità di energia convertite tutte in perturbazioni dello spazio-tempo, è bellissimo, sarà che sono sì. Appunto della scuola nerd, ma insomma non... Eh sì, no, sono d'accordo con te, è affascinante e al contempo inquietante, però sarebbe bello vederli, tra l'altro, ma non puoi, perché come dicevi tu, cioè, quando due cose che non emettono niente, soprattutto intrappolano la luce, si fondono, di fatto non si vede una mazza, comunque. E questo è curioso, cioè è un grosso spreco di spettacolarizzazione di un evento. Beh, appunto hanno fatto un ottimo lavoro di autrice, perché appunto convertono questo chip, questo fischio in sì, audio, sì, sì. Poi ci sono anche delle ottime grafiche, eccetera. Però è anche vero, questo è un punto estremamente importante, è vero il buco nero tira di suo, però è anche vero che se tu puoi far vedere un'immagine, vi ricordate l'immagine del buco nero, quella fatta dal che poi quella che lì si basa su tutta una serie di modelli eccetera eccetera, l'immagine comunque ha una presa sul pubblico, una presa sulla perché è istantanea, soprattutto perché si rifà alla nostra comprensione di tutti i giorni, cioè Hubble è importantissimo perché comunque, a parte per la scienza eccetera eccetera, perché comunque dà delle immagini che sono belle e quindi in qualche maniera fanno da conversione dalla bellezza della scienza in quanto tale all'arte o appunto comunque alle nostre percezioni e alle nostre abitudini quotidiane, quindi è estremamente importante l'immagine. Noi che facevamo, Pamela che faceva antimateria eccetera eccetera, tutte cose fisiche, il massimo che facevamo era un grafico dello spettro differenziale, cioè l'immagine, ecco, io forse su YouTube ho messo l'immagine delle fasce di radiazione attorno alla Terra, quindi c'è questo video in cui si vede la radiazione attorno alla Terra e quindi in qualche maniera rendi sotto forma grafica, però è chiaro che la fruibilità al non addetto ai lavori, che è essenziale in queste cose, perché appunto non deve rimanere come il buco nero non emesso quello che succede nel campo della scienza, è molto facilitata se tu fai vedere. Certo, beh, chiaro. Va bene, Marco, passiamo all'intervento interno di questa puntata, che è stata fatta da Giorgio assieme a Riccardo Di Deo. E questa volta parliamo di alimentazione, che in realtà è fighissimo perché io sono a dieta da mesi e quindi parlare di alimentazione a me non può far altro che far un sacco piacere. Ciao amici di Scientificast, bentornati. Sono qui con Riccardo Di Deo, che forse vi ricorderete perché è già stato nostro gradito ospite qualche episodio fa, nutrizionista e divulgatore per AIRC. Siamo qui con Riccardo, dicevo, perché parleremo di alimentazione e di diete, perché l'altra volta abbiamo parlato di alcol, vi abbiamo detto che fa male, quindi dobbiamo toccare un altro argomento per farci odiare, che è la dieta. Quindi innanzitutto ciao Riccardo. Ciao Giorgio, un saluto a te e grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Scientificast.
Allora, no, a parte le battute, parliamo di dieta, ma siccome appunto Riccardo è divulgatore per AIRC, parliamo un po' del binomio dieta, quindi alimentazione e salute, come si mescolano le due? Allora, sì, diciamo che negli ultimi anni gli studi sono sempre più cresciuti, per fortuna, e abbiamo capito che in effetti l'alimentazione svolge un ruolo nei confronti di diverse patologie, tra cui il cancro. Per intenderci, le stime più recenti ci dicono che addirittura adottando un'alimentazione sana, che poi racconteremo che cosa significa, si potrebbero prevenire 3 forme di tumore su 10, che 3 tumori su 10, insomma, è una statistica non male. Chiaramente non esiste un'alimentazione sana specifica per la prevenzione dei tumori e una specifica per la prevenzione di altre patologie. Un'alimentazione sana ci aiuta a mantenere un buono stato di salute nei confronti di tutta una serie di malattie. Possiamo raggrupparle come patologie ad andamento cronico degenerativo, quindi anche cardiovascolare, il diabete, alcune malattie neurodegenerative e in generale quelle naturalmente legate all'apparato digerente, no? E giustamente quando parliamo di alimentazione tumori, non è che dobbiamo considerare tutti i tumori, perché dietro la parola cancro si nascondono diverse malattie. Chiaramente l'alimentazione ci aiuta a giocare un ruolo sui tumori, sì, dell'apparato gastrointestinale, ma siccome ha anche un effetto pro o antinfiammatorio, ha un effetto sugli ormoni, allora va anche a incidere su altri tipi di tumori, come ad esempio la prostata nell'uomo, il seno nella donna, e questo è un po' il quadro generale, no? Chiaramente non solo l'alimentazione, ma lo stile di vita nel complesso, quindi attività fisica, non fumare, limitare l'alcol come raccontavamo nell'altra puntata, e questo ci aiuta anche a mantenere poi il normopeso, no? Che è l'altra chiave importante. Ecco, quindi si parla di prevenzione, tutto quanto, ricordiamolo, non esistono come magari, ma forse un po' più in passato, sentivano di quelle famose diete che curavano il cancro, quelle sono paginate, anzi, sono quasi Dobbiamo stare giornali. allerta. Esatto. Quindi ricorda anche che serve per la prevenzione, ecco, come tutti gli stili di vita adeguati. Poi ho contattato Riccardo perché mi ha colpito particolarmente una campagna che AIRC sta facendo sui social e che vi consiglio tra l'altro di andare a vedere, che riguarda le cucine del mondo, le diete del mondo. Perché noi facciamo presto a dire dieta, però nella nostra visione egocentrica, se vogliamo dire, la dieta è quello che mangiamo noi, però. Anche banalmente, che mangiamo noi in Italia è diverso da quello che mangiano, ad esempio, oltralpe in Francia, già è un po' diverso, ma ancora di più nei paesi nordici o addirittura in altre parti del mondo. Quindi, innanzitutto, vi invito appunto a vedere quella campagna social di AIRC e poi chiediamo a Riccardo allora di parlarci di qualche dieta, di qualche, ecco, ristorante etnico che possiamo trovare nelle nostre città. Partiamo da quello che probabilmente sta spopolando negli ultimi anni, che è il giapponese, ecco. Sì, assolutamente. E faccio un passo indietro per spiegare perché abbiamo portato avanti questo tipo di campagna social e perché abbiamo trattato questo argomento. E diciamo che naturalmente tutti i dati che ho dato prima in ambito di prevenzione, ma poi anche nei confronti di alcuni tumori, l'alimentazione può aiutare, ma dobbiamo andare a vedere il caso specifico. Però l'approccio di studio può essere a vari livelli, no? Noi possiamo andare a vedere il nutriente dei singoli gruppi alimentari, quindi possiamo andare a vedere i grassi, le proteine, i micronutrienti, vitamine e minerali, ma possiamo anche analizzarlo dal punto di vista degli alimenti singoli. La cosa più interessante che sappiamo oggi è andare a vedere però come risponde l'alimentazione nel suo insieme, quindi la dieta, e qui si correla al discorso di andare a vedere nelle varie parti del mondo che cosa succede e di identificare aspetti positivi e negativi, quindi come la dieta influenza lo stato di salute. E quindi ci siamo divertiti a vedere diverse alimentazioni del mondo, no?
Citavi la giapponese che ormai veramente dilaga ormai in grandi parti di in quasi tutte le parti d'Italia possiamo ritrovare un ristorante di questo tipo. E ci sono, quello che abbiamo fatto è essenzialmente andare a vedere gli aspetti positivi e negativi di questo tipo di alimenti, no? Che si consumano nei ristoranti giapponesi. E chiaramente il primo che non possiamo non citare è il sushi. Il sushi, ma non solo, perché dietro la cucina giapponese si nascondono anche delle zuppe, penso alla zuppe a base di miso, che è questa soia gialla fermentata, no? E anche le fritture, che sono in realtà le tempure, no? Che vengono fatte tramite una pastella che viene preparata a bassissima temperatura e poi lo shock termico quando viene fritto, diciamo, l'alimento crea questa croccantezza molto spinta. Ecco, in questo ambito già possiamo andare a identificare ciò che è buono e ciò che magari è meglio limitare. Sushi significa pesce e il pesce sappiamo che è un alimento importante, forse fra le proteine animali uno dei migliori alimenti, perché contiene una serie di nutrienti, soprattutto i grassi salutari, che sono i grassi omega 3 che si trovano soprattutto nel pesce, ma anche in altri alimenti di origine vegetale, e quindi questo è un elemento interessante. Forse, e questo lo riscontriamo anche se poi facciamo un cenno alla cucina cinese, un elemento da tenere in considerazione come un aspetto da limitare è sicuramente il condimento del sushi, perché noi andiamo a mangiare il pesce con il riso e lo mettiamo, lo condiamo, lo insaporiamo con la salsa di soia che tutti conosciamo, no? Salsa di soia che purtroppo ha il punto negativo di essere ricchissima di sale. Voi pensate che la classica bustina da 10 millilitri che acquistiamo, che ci viene fornita, che è circa un cucchiaio, contiene 1,5 grammi di sale, che non è poco se pensiamo che al giorno non dobbiamo superare o stare più o meno intorno ai 5 grammi di sale. Quindi punto positivo, alimentazione ricca di pesce, punto negativo, attenzione al condimento della salsa di soia. Ecco, due punti su questa cosa, intanto che parlavi mi è venuto in mente. Uno, se comunque visto che molti ristoranti fanno quella formula all you can eat, se magari c'è da stare particolarmente attenti a, non so, continuare a prendere portate su portate di pesce, fondamentalmente pesce grasso, penso a salmone e così, o se tutto sommato sono comunque dosi basse, ecco, chiamiamole così. Uh-huh. E l'altra è se ci potevi poi raccontare il sale e a questo punto anche la soia, come, perché limitarlo, quali sono le conseguenze dell'uso eccessivo di questo nutriente. Certo, e allora per quanto riguarda il sale, visto che l'abbiamo toccato prima come argomento, ad esempio sappiamo che nei confronti dei tumori un consumo eccessivo di sale va a aumentare il rischio di sviluppare tumori dello stomaco. Infatti non a caso l'incidenza di queste tipologie di tumori in alcune zone dei paesi orientali è più alta, quindi questa è una delle motivazioni, c'è una correlazione forte fra il consumo di sale, ma poi perché aumenta la pressione, e quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. E non dobbiamo pensare al sale soltanto nella salsa di soia, chiaramente, ma per dare un'indicazione generale, noi lo ritroviamo in tanti alimenti che mangiamo costantemente nella popolazione italiana. Penso ai salumi, che sono sì buoni, ma si chiamano così proprio perché è carne conservata con il sale, ma occhio anche al sale nascosto, penso al pane. Il pane, se ci pensiamo, è uno degli alimenti che apporta molto sale, perché ne mangiamo abbastanza di pane, no? E quindi questo è uno degli aspetti da tenere in considerazione. Il limite, come vi ricordavo... Toscani. Ecco, fan bene i toscani. Bravo, e anche gli umbri, se posso, perché io sono umbro, anche noi mangiamo pane senza sale per ragioni storiche. Per quanto riguarda invece il pesce, io farei una considerazione che tu hai iniziato a fare in realtà. Non è all you can eat, non è un problema soltanto del pesce, ma il problema è che si tende a mangiare troppo di tutto, c'è il pesce, c'è il riso, quindi cercare di non esagerare con tutto quello che si va a mangiare quando si sta al ristorante. E dal punto di vista del pesce, chiaramente grasso non è necessariamente un aspetto negativo,
perché il pesce grasso, come dicevo, i grassi del pesce, soprattutto tornando un po' alle nostre tradizioni, alle nostre anche al nostro paese, diciamo, il pesce azzurro è un pesce grasso, penso alle aringhe, penso allo sgombro, penso alle alici, le acciughe, pesce grasso, ma che contiene grassi buoni, quindi non è un aspetto negativo. Chiaramente non bisogna esagerare, ma in niente bisogna esagerare, quindi questo è un po' il consiglio generale. Spero di aver dato una risposta abbastanza... di aver toccato tutti i punti, ecco. Sì, 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 certo. Grazie mille. Poi a questo punto direi di attraversare il mare andando verso, tornando verso casa, e incontriamo la Cina, no? Quasi un paese sconfinato e una cucina totalmente diversa, tra l'altro, sì. Non totalmente, comunque molto diversa da quella giapponese a cui siamo abituati. Ovviamente noi parliamo della cucina etnica che c'è da noi, che come ben sappiamo è un po' una rivisitazione spesso per andare anche incontro ai nostri gusti. Però ecco, parliamo della cucina cinese per come la gran parte di noi ce l'ha in mente. E, sì, e dici bene, dicendo che è molto differente rispetto a quella che possiamo trovare avendo la fortuna di andare in Cina, ad esempio. Perché leggendo in giro mi sono reso conto che in realtà la struttura del menù che troviamo al ristorante cinese, quindi fatta di antipasto, primo, secondo, eccetera, è già quella non esiste in Cina. In Cina è solito portare tutto in tavola e mangiare tutto insieme, no? Quindi già questa è una differenza enorme. Chiaramente se volessimo andare a assaggiare i veri alimenti e le vere preparazioni, dobbiamo girare il mondo, no? Però comunque quello che arriva da noi è un tipo di cucina che in effetti dal punto di vista della varietà è più completa di quella giapponese. Basti pensare alle verdure, no? Le verdure, quando usciamo da un ristorante giapponese, non abbiamo mangiato solitamente delle porzioni di verdure abbondanti per come le consideriamo noi. In Cina è già più frequente che la preparazione, penso al riso, insomma, le verdure sono sempre presenti. Se però, anche legumi, ad esempio la soia, le versioni in cui preparano la soia sono sconfinate, ma già consumarla come legume, quindi come bacello, e come seme, è un aspetto positivo sicuramente. Di contro abbiamo il solito discorso che abbiamo fatto prima sulla salsa di soia. Per quanto riguarda invece le fritture, sulla cucina cinese solitamente sono più abbondanti, quindi questo forse è un aspetto da tenere in considerazione e non abbondare quando si va a mangiare in questi ristoranti con le fritture. Ecco, questo è un quadro abbastanza generale sul ristorante cinese e sulla cucina cinese. Hanno anche l'usanza però di cuocere a vapore, ad esempio, che invece è favorevole, no? da un punto di vista sostanziale. Assolutamente sì, sia la Cina che il Giappone hanno questa sorta di, chiamiamola, rispetto nei confronti delle proprietà degli alimenti nella cottura, no? Che ne fanno sempre delle cotture molto veloci, molto rapide, che vanno a modificare poco l'alimento, non che cotture lunghe per certi aspetti siano negative, però le proprietà di alcuni composti si mantengono meglio con una cottura rapida, e il vapore è una di quelle tecniche che anche da noi viene consigliata per certi tipi di pietanze. Penso anche alle verdure, ad esempio. Allora, a questo punto poi magari tocchiamo qualche altro, facciamo qualche piccolo capatina in giro per il mondo, però direi che possiamo parlare della nostra dieta, della famosa dieta mediterranea. Nostra relativamente, perché visto che siamo in Cina ci spostiamo, ci avviciniamo, comunque anche paesi come la Grecia, mi viene in mente subito, hanno una dieta diciamo che potrebbe essere quasi paragonabile alla nostra, ecco. Quindi penso che rientri comunque in dieta mediterranea. Sì, sì, assolutamente. La dieta mediterranea ha una storia molto, molto affascinante, e è veramente raccontarla ci dà un po' l'idea di come ci si è approcciati veramente al mondo, allo studio della relazione fra alimentazione e salute. Perché una curiosità che magari non tutti sanno è che a
descrivere, diciamo, a mettere per iscritto e formulare la dieta mediterranea non è stato né un italiano né un greco, ma è stato un americano che negli anni 50-60 è arrivato in Italia, Ansel Keys, insieme a sua moglie Margaret, e insieme hanno iniziato a vivere la cultura del popolo del sud Italia e anche della Grecia in realtà. E lui, essendo un ricercatore, un medico, quello di cui si è reso conto anni 50-60, soprattutto popolazioni povere del sud Italia, si è reso conto che in quelle popolazioni l'incidenza di malattie cardiovascolari era molto più bassa rispetto a quella che osservava in America. E facendo questa considerazione ha iniziato a parlare anche con dei ricercatori del luogo e era profondamente curioso di capire questo aspetto, di indagare questo aspetto, e come ogni approccio scientifico che si rispetti, ha fatto e ha messo in piedi il primo studio, possiamo definirlo, di epidemiologia nutrizionale. E che cosa ha fatto? Ha messo insieme un campione enorme di 12.000-13.000 persone in giro per il mondo, quindi ha preso 7 paesi, infatti lo studio, se lo andate a cercare, si chiama Seven Country Study, e questi 7 paesi avevano alimentazioni diverse, no? Ha preso gli Stati Uniti, ha preso l'Olanda, la Finlandia, ha preso l'Italia, la Grecia, ma anche il Giappone. E andando avanti, studiandole per diverse decine di anni, quello che si è reso conto alla fine è che in effetti chi seguiva una dieta con un modello mediterraneo aveva un'incidenza minore di malattie cardiovascolari. Ma la Grecia, l'Italia, ma anche il Giappone, che non segue una dieta mediterranea, ma che ha delle analogie, no? E quindi praticamente questa è un po' la storia di quello che è la dieta mediterranea. Il punto forte è, anzi, diamo una descrizione di questa dieta per capire che cosa significa. È una dieta ricca di alimenti di origine vegetale, quindi frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca. Le proteine, diciamo, si consumano animali, il pesce soprattutto, olio extravergine di oliva come condimento, e invece una bassa frequenza di consumo di carne, ad esempio, ma anche di latticini, un consumo comunque moderato, no? E in sostanza quello che è stato visto è che questo tipo di alimentazione, chiaramente dopo di lui sono aumentati e iniziati a essere fatti numerosi studi, adesso quello che si fa è vedere degli indici di aderenza a questa dieta mediterranea, no? E quello che è emerso è che quanto più tu sei aderente a questo modello, più sei esposto a un rischio minore di sviluppare diverse patologie, che erano quelle che dicevamo prima, quindi alcune forme di cancro, ma anche cardiovascolari, diabete, eccetera. Se volessimo identificare un punto negativo di questa dieta mediterranea, è che purtroppo adesso non è la nostra dieta, cioè la nostra dieta odierna purtroppo non rappresenta quella che è la dieta mediterranea. Quindi quello che dovremmo fare è un pochino tendere di più verso questo modello alimentare, che è veramente uno dei modelli più sani nei confronti della salute, insomma. Certo, mi viene anche in mente, per quanto riguarda la dieta sia mediterranea, così, anche per una questione di porzioni. La famosa battuta, no? Cioè, vai giù e poi torni su che pesi di 3-4 kg in più in una settimana, ecco. Al di là delle battute, perché il cibo è buonissimo e lo sappiamo tutti, però un consumo, poi ovviamente spalmato su tutto l'anno, non a spot, un consumo, diciamo, contenuto soprattutto di certe pietanze, magari più grasse, comunque anche noi abbiamo la nostra parte di fritto, appunto come dicevi tu, dei latticini e così, ma soprattutto le porzioni, mi viene in mente, che bisognerebbe quasi contenere. Assolutamente, è un'osservazione cruciale, importantissima, e aggiungo gli altri elementi che erano tipici di queste popolazioni del Mediterraneo, ma che poi si riscontrano anche nelle popolazioni ultracentenarie, penso alla Sardegna, penso a alcune popolazioni del Giappone, oltre a avere delle caratteristiche genetiche che li predispongono, e questo è imprescindibile, però gli aspetti importanti sono alimentazione povera, quindi non ricca di calorie, come giustamente sottolineavi tu, ma anche attività fisica, che non significa sport necessariamente, ma significa avere una vita attiva,
E poi l'altra componente che sembra ininfluente, ma in realtà è un denominatore comune, è la convivialità. Questo è un aspetto da tenere sempre in considerazione. Chiaramente è difficile darne un peso scientifico e un'importanza, no? Da questo punto di vista, però è una caratteristica comune, cioè sedersi a tavola insieme, avere questo rispetto del pasto, dei pasti che si fanno, comunque se non altro è un aspetto da tenere in considerazione che appartiene a chi seguiva la dieta mediterranea e alle popolazioni, insomma, che vivono più longeve, ecco. Ottimo, ottimo. Quindi abbiamo dato ottimi consigli. Guarda, abbiamo ancora, penso, qualche minuto. Non so, un posto che ti piacerebbe o dove sei andato, che ti piacerebbe andare, che sogni così e che ci vuoi dire, ci vuoi parlare della sua alimentazione. Allora, a me personalmente piacerebbe, non ci sono andato fisicamente, ma ho assaggiato quel tipo di alimentazione, sono andato in America, negli Stati Uniti, ma ho assaggiato la cucina messicana. Quella è un tipo di cucina che mi piace molto perché essenzialmente mi piacciono i sapori forti, quindi l'utilizzo forte delle spezie, il piccante, eccetera. Ecco, questo è un po' un sogno che ho, è quello che mi piace. Credo di averla un po' toccata con mano, sicuramente più che in Italia, perché il sapore l'ho confrontato e era decisamente diverso. E l'utilizzo delle spezie non è indifferente, perché anche nella cucina indiana, che mi piace molto, questo è un aspetto da tenere in considerazione, per due ragioni essenzialmente. Perché esaltano il sapore, sappiamo che sono protettive entro certi limiti, chiaramente senza esagerare, e poi è un ottimo stratagemma per ridurre il consumo di sale, per collegarci a quello che dicevamo prima, no? E sono dei sapori che a me personalmente piacciono e che ancora però nel luogo d'origine non ho avuto la fortuna di provarli, ecco. Di contro, immagino però questa cucina abbia tutta la parte di griglia e di carne, fondamentalmente magari un po' troppo, almeno sempre con il solito discorso di quella che arriva da noi. Esatto, no, è vero, perché oltretutto c'è un abbinamento di legume, no? E carne che in realtà potrebbe essere benissimo shiftata verso un consumo maggiore di legume e minore di carne, ecco, sì, quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione. Però ovviamente un conto è approcciarsi a questo tipo di diete, di cucine saltuariamente, quindi trovarne il gusto per quello che sono realmente. Questo non incide tanto in quello che poi è lo stato di salute generale di una persona. Un conto invece è consumarle con una certa costanza, no? Infatti l'aspetto interessante e anche il messaggio che poi mi piacerebbe dare agli ascoltatori in conclusione è che è vero che il modello mediterraneo è un modello che sappiamo essere salutare, molto salutare, ma non possiamo pensare che quindi questo modello debba essere trapiantato in tante altre regioni del mondo. Essenzialmente quello che possiamo fare, l'approccio poi che sono le politiche internazionali che cercano di mettere in atto, è quello di prendere dei modelli salutari, ma andarli a trasportare e adeguare l'alimentazione a quei modelli, ma rispettando innanzitutto le tradizioni e la cultura del posto e in secondo luogo trovando gli alimenti analoghi sotto il profilo nutrizionale che però sono tipici di quelle zone. E questo lo puoi fare in ogni parte del mondo, no? Se no non ci spieghiamo come mai in altre regioni si sta bene o si sta peggio, chiaramente, no? Questo è un po' il messaggio che mi piace lasciare agli ascoltatori, ecco. Cioè, mi sembra un ottimo messaggio, ecco. Quindi, come abitudine, dobbiamo cercare di migliorare la nostra, anche personale, di dieta, di alimentazione, però se ogni tanto ci va di fare una capatina al ristorante etnico più o meno sotto casa, possiamo farlo tranquillamente, in tutta serenità, e goderci la serata in felicità. Assolutamente. Va bene, ringraziamo ancora una volta Riccardo. Se poi i nostri ascoltatori avranno altre domande, curiosità, magari
se ti fa piacere ti ricontatteremo. Assolutamente, certo. E niente, quindi buona serata a questo punto e buon appetito a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Grazie Giorgio, grazie Riccardo e bentornati in studio. Non so se Marco lo stai sentendo, questa fastidiosissima smerigliatrice che sta riempendo la nostra puntata di oggi. È appunto il rumore di fondo del famoso delle onde gravitazionali. Ah sì sì, è vero che voi non la potete vedere, però potete immaginarvela. Grazie a questo potete immaginarvi questa personcina che fuori dalla mia finestra sta utilizzando una schifosa smerigliatrice. Grazie vicino. Beh, almeno è sabato, eh. Cioè, voglio dire, non si dovrebbe dire, noi stiamo registrando di sabato, se era domenica era peggio, eh. Sì, no, poteva farlo, cioè, se avesse fatto in settimana sarebbe stato meglio, perché perlomeno non rompeva le balle durante la nostra puntata. In ogni caso, la parte comica di questa puntata in realtà è comica fino a un certo punto, perché in realtà parliamo di... uno scienziato, un professionista, un filantropo, un politico impegnato, ed è Trump, che è tutto questo assieme, e molto sì, anche altro. Anche un benefattore, esatto. E parliamo di una dichiarazione fatta da Trump in questi giorni a proposito del fatto che gli Stati Uniti hanno una nuova bomba atomica che nessuno ha, che è una dichiarazione sempre cordiale da fare. Beh, vabbè, è sempre un buon icebreaker, cioè, per rompere il ghiaccio dice guarda, io c'ho una bomba che ti manca. Però in questo caso la dichiarazione è al contrario, cioè non è dispositivo di fine di mondo come del dottor Stranamore, ma è al contrario, no? Infatti, tra l'altro, allora, prima di tutto il grosso problema è che noi non siamo sicuri di cosa cacchio stia parlando Trump, perché, allora, prima di tutto non è che sia proprio un professionista quando parla di materie tecnico, sappiamo da quando... aveva detto che forse era meglio farsi le iniezioni di candeggina per guarire dalle infezioni di SARS-CoV-2. E anche lato militare, qualche anno fa si era intrippato perché aveva detto che gli Stati Uniti avessero costruito un aereo, un F-35, veramente invisibile ai piloti. Quindi non puoi abbatterlo se è veramente invisibile. Perché non aveva capito se gli è cazzo di stealth e quindi era convinto fosse veramente invisibile. Quindi non è che possiamo prenderlo troppo seriamente. Però c'è il sospetto che questa bomba di cui parla sia in realtà una testata termonucleare molto piccola, con una potenza di 5-6 kilotoni, che cioè è piccola, se è una bomba termonucleare, quindi piccola per modo di dire, ma che servirebbe per allontanare il rischio che qualcun altro, utilizzando una bomba di pari basso potenziale, possa in realtà mettere tutti gli stati in scacco. Perché qual è la filosofia? Se io... allora, facciamo che stiamo facendo guerra io e te, Marco, no? Amichevolmente, un po' come il confine Cina-India, che seminano proprio fisicamente. Proprio perché non vogliono fare l'escalation. Esatto, altro. Esatto. Allora, cioè, se stiamo facendo guerra io e te... io a un certo punto decido che è il momento di finirla e, che ne so, ti do fuoco alla casa, ok? Tu a quel punto per rispondere hai due modi: o tipo mi fai lo sgambetto, quindi qualcosa di molto meno proporzionato, quindi non me ne frega niente, o alternativamente mi radi al suolo il quartiere. E vuol dire che, cioè, nel senso, in entrambi i casi la tua risposta non è proporzionata e quindi rischi... Però... o di delle non farmi niente. Per il quartiere. Eh? Delle due io sarei per il quartiere. Esatto. No? Anche gli Stati Uniti sono per il quartiere. Infatti loro dicono, il mio problema è che sui miei sottomarini nucleari io ho dei grossi problemi a lanciare dei missili su una potenza nemica che ha fatto un attacco di questo livello, perché rischierei di radergli al suolo intere città, quando invece questi magari mi hanno colpito, che ne so, un obiettivo strategico, mi hanno tirato giù, che ne so, una base militare, un bunker, e invece io poi rispondo radendogli al suolo intere città, e quindi c'è una sproporzione di risposta che rischierebbe di farmi passare dalla parte del torto, non solo, ma giustificherebbe un'escalation anche da parte dello stato avversario. E quindi se noi facciamo delle bombe termonucleari a basso potenziale, quindi che vanno a colmare un po' quel gap che c'è fra utilizzare gli esplosivi chimici e usare le bombe atomiche, cioè un gap notevole di chilotoni tra uno e l'altro,
Allora, effettivamente, forse si può in questo modo evitare che qualcuno gli giri di utilizzare bombe termonucleari a basso potenziale così un po' alla leggera. Il problema è che è tutto un circolo vizioso, perché noi non sappiamo se altri stati hanno questa cosa qui. E lo stesso Trump dice che altri stati non ce l'hanno. Quindi il fatto che gli Stati Uniti l'abbia fatto è quasi il pretesto perché altri stati ne costruiscano. Cioè, un po' il principio della corsa agli armamenti della guerra fredda. Sì, ma poi questa ne parlava anche il fuori onda, cioè queste delle armi nucleari a basso potenziale, a bassa yield, a bassa Sì, esplosione, abbastanza, esatto. è roba vecchia, cioè c'è Sì. il Davy Crockett che è un lanciagranate nucleare che da 10 a 250 tonnellate fino a 10 tonnellate, quindi, cioè, scusate, partendo da 10 fino a 250 tonnellate, quindi questa era per la guerra, cioè come oggetto tattico, te lo portavi sulle spalle e lanciavi questi oggetti qui. Quindi non si capisce bene a cosa lui si riferisse, perché questi sono oggetti noti, magari non sono lanciabili appunto con missili E intercontinentali quello è il problema. ballistici. Eh sì, loro vogliono poterlo fare con missili balistici di modo da poter colpire come rappresaglia, quantomeno minacciare una possibile rappresaglia direttamente alcuni stati a caso, tipo Russia. Sì, beh, ma non è detto, cioè, anche più la Cina, perché lì, Loro hanno citato vabbè, proprio la Russia. i vecchi tempi, la Eh sì. nostalgia dei vecchi tempi. Perché c'è anche da dire che un singolo missile, cioè è chiaro che la Russia non è così, o nessuno stato, neanche la Corea è così idiota da attaccarti con un'arma sola e poi comunque richiedi una risposta di qualche, magari non Certo. proporzionale. Per cui semmai tu lo dai ai terroristi che lo danno ai sottoterroristi che poi la fanno esplodere e poi non si sa chi sia. È difficile che sia un attacco tout court di un solo missile, anche perché il singolo missile lo intercetti. Cioè il problema Certo. dell'escalation nucleare è che appunto soprattutto gli SS-20 russi facevano paura agli Stati Uniti, per cui Reagan si era inventata Lo scudo spaziale. le guerre stellari, sì, che tra l'altro i russi dicevano: vabbè, ma qual è il problema? Ne lanciamo solo di più perché erano dei missili a testata multipla. No, ma Certo. cioè, no, erano missili a testata multipla. Quindi, se io te ne mando 1.000, di cui peraltro non devono essere tutti 1.000 veri, immagina che metà sono pieni di ferro vecchio, tu non lo sai qual è il ferro vecchio e qual è l'arma nucleare. Quindi, all'ordine proprio zero, ti mando il triplo di ferro vecchio, se no, ti mando semplicemente più armi nucleari. Quindi non riuscivano a capire la logica dietro a Reagan, che insomma anche lui in quanto a uscite non è che fosse lucidissimo su certe cose, però è anche vero che poi gli storici arguiscono che le guerre stellari reaganiane hanno contribuito a far andare in bancarotta l'Unione Sovietica, perché appunto aveva in qualche maniera innescato una corsa agli armamenti dove però non si capisce dove correvano. Quindi nelle follie di questo presidente attuale, poi spesso è spiazzante, però poi dopodiché dici sì, ma quindi che facciamo? Quindi non, e poi come io amo ricordare sempre, invece Kim Jong-un, che è il capo della Sì, Corea del Nord, allora dittatore di uno stato, eccetera, eccetera, dittatoriale, eccetera, eccetera, però è laureato in fisica, quindi ne sa di armi nucleari sicuramente più eh sì, di Trump. del nostro presidente statunitense preferito. Vedi, perché i fisici sono delle persone orribili, diventano poi dittatoriali oltre un certo limite. Cioè, se gli dai potere, poi se ne approfittano. Ma certo, ma ovvio, ma magari. Un mondo governato dai fisici sarebbe un mondo migliore. Io Durerà 5 secondi, però. leggerei Andrea. Sì, Andrea, dittatore di mondo, Sì, sì. allora, beh, lui per la parte occidentale, tu invece quando potrai tornare a Roma in provincia di Tokyo, per la parte orientale. Sì, così appunto l'escalation Esatto, garantita. ce l'abbiamo in 3 secondi. Esatto, solo parlando di buchi neri, già il disaccordo sarebbe talmente profondo che vi lancereste degli ordini nucleari per il Ma gusto di anche farlo. basta parlare di Dropbox, perché sai che Andrea su certe cose Ah, già, è vero, sì. È c'ha. vero, basta parlare di sistemi di archiviazione dei file. Va bene, invece, come ulteriore argomento di questa puntata, dopo la parte dell'intermezzo comicone da parte degli Stati Uniti, di provenienza statunitense, abbiamo altro che però non è tanto ottimista. No, vabbè, diciamo, questo è un
non è ottimista, è un articolo che io ho pubblicato su Journal of Big Data che parla della censura dei giornali legata alla, a come vengono trattate le morti sui giornali. Se forse avete sentito l'adagio giornalistico in cui dice, vabbè, un morto, che ne so, se stavamo a Roma, un morto a Roma è importante. Su un giornale locale ci devono essere almeno 2-3 morti, se è nella provincia, che ne so, della Lombardia, devono essere 20 morti all'estero e 100 morti se per esempio il Bangladesh, dal Bangladesh purtroppo arrivano solo le notizie dei 400-500 morti del traghetto che affonda o delle inondazioni, perché meno morti non fanno notizie. Cioè più tu ti allontani praticamente dal punto in cui il giornale esce fondamentalmente o dai punti nevralgici del paese e più diventa meno importante la vita della singola persona. Esatto, cioè non fa audience, è come il buco nero. Cioè non frega niente a nessuno. Sì, perché comunque lo spazio è limitato, io devo vendere il giornale, devo in qualche maniera incuriosire il lettore, quindi questo è un adagio giornalistico noto, insomma, anche se il giornalista scrive il pezzo, poi il redattore capo poi non te lo passa perché dice sì, ma che questo è a meno che non sia l'italiano che muore in un paese lontano, certo. Ma allora è diverso. Quindi per verificare questa cosa, quello che ho fatto è prendere gli archivi storici dei giornali italiani, Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, e il New York Times inglese, che sono gli unici che hanno gli archivi liberi, cioè sono liberamente consultabili senza doversi abbonare, e quindi scaricare tutti gli articoli, o meglio tutte le frasi in cui compare la parola morti o killed. Okay. Quindi morti per gli italiani, killed per gli stranieri, e quindi uno costruisce questo andamento nel tempo, cioè ovviamente sono tutti script di Python, perché devi simulare che tu metti i dati nel database, lui ti risponde, insomma, però fondamentalmente hai l'andamento di quanti morti ci sono, quanti articoli di morti ci sono sui giornali, che questo è intorno al 10% più o meno, però si vedono bene gli effetti storici. Cioè, però scusami, aspetta un secondo, killed però presuppone il fatto che qualcuno l'abbia ucciso, mentre invece morto in italiano non è così preciso tanto quanto killed. Giustissimo, però killed per loro è anche ucciso in maniera fortuita, per incidente. Ok, è vero, hai ragione. E poi, infatti, in realtà sono varie parole, perché il punto qual è? Che tu a morti, killed, suicide, vabbè, di solito è uno, casualty, vittime, vero. Associ, cioè di solito associato un numero. Allora, questo permette di quantificare l'importanza della notizia. Cioè tu non solo conti gli articoli, ma dici se è comparso un articolo con 5 morti ed è della Francia, o se è comparso un articolo con 100 morti e viene dall'India o da un paese lontano. Certo. Quindi in qualche maniera riesce ad avere una metrica dell'evento. Già il numero di articoli ti dice che sta succedendo, perché appunto nel New York Times si vede il picco della guerra civile della prima guerra civile americana, che quindi salta negli anni 61-65 a più del 10% degli articoli riguardavano appunto eventi legati al conflitto interno. Sì. Idem per le due guerre mondiali, in cui i picchi sono soprattutto negli incidenti dei morti stranieri, perché anche qui poi tu non solo associ il numero di morti, ma associ anche la location nella maggior parte dei casi. Chiaro. E quindi riesci a capire, e questo avviene anche prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra e così via. Nel caso dei giornali italiani c'era solo il Corriere e La Stampa, per esempio si vede chiaramente la decrescita negli anni della guerra, sia prima che seconda, legata al fatto che le risorse erano ridotte e si stampavano fisicamente meno pagine, quindi c'è un crollo sia degli articoli totali che un crollo del numero di articoli che raccontano dei morti, perché proprio il Corriere della Sera stampava una sola, prima due facciate, quindi quattro facciate, due pagine, e poi addirittura una facciata, due pagine, perché non c'erano proprio risorse, tempo, modo, eccetera, eccetera. Quindi si vede proprio tutto questo andamento. Si vede anche, per esempio, che in italiano, dove tu c'hai morta e morto, la morta, quindi gli articoli con una sola vittima femminile, sono il 30% di quelli maschili. Ora è vero che gli uomini muoiono molto di più per motivi stupidi, cioè tipo il 95%, no, e questa è una cosa nota, l'uomo si uccide in maniera scema, cioè gli incidenti mortali sul lavoro tipo il 95% sono uomini e il 5% sono donne, è una cosa veramente, una sproporzione. Ma questo perché tendenzialmente, non so, gli uomini fanno più lavori fisici di fatica e quindi
Sono esposti più a rischio No. incidente fisico? No, fanno proprio cose più Ah, stupide, fanno perché cose più appunto stupide, sì, non c'è proprio. È stata analizzata esattamente questa ipotesi, è stata studiata, insomma, vuoto per pieno, è che proprio fanno più scusate, fanno più stronzate. Cioè, è quasi comico, appunto, se non fosse un argomento appunto di gallows humor, di humor della forca, ma insomma, fanno proprio cose che risultano, corrono più Stupide, sì. rischi senza motivo, insomma. Quindi anche però tenendo conto di questo rimane il fatto che le donne sono discriminate nella trattazione di come viene riportato l'articolo. Solo Repubblica c'è un leggero incremento, arriva al 40% sulle donne. E questo diciamo è la struttura base. Quello che poi si vede sulla censura è che sia nei giornali italiani, sia nella prima guerra mondiale che soprattutto nel ventennio fascista, prima della seconda guerra mondiale, non moriva più nessuno. Anche questo è un fatto storico che si sapeva, cioè non c'erano proprio Proprio diventati tutti immortali. Cioè erano proprio disposizioni nei vari passaggi proprio della presa di potere, dai vari momenti delle elezioni del fascismo e così via, c'erano proprio delle veline del ministro Federzoni, se non ricordo male, in cui diceva non dovete coprire queste cose qui, non ci devono essere cose negative e quindi non ci devono essere suicidi proprio no, perché se sei Spero. nel governo più bello dell'universo mondo Chiaro. conosciuto, Vabbè, quando perché ti c'era dovresti. lui. Esatto, perché ti dovresti suicidare? Quindi suicidi, se cerchi la parola suicidi, sparisce completamente. E lo stesso per i morti domestici, cioè comunque si parlava di suicidi all'estero, di morti all'estero, ma morti domestici non c'era. E Non c'era. quindi la stima perché questo è noto, però questo che io ho fatto è la prima volta che viene stimato. E quindi il 75% degli articoli spariscono, ma roba tipo 13.000 articoli, stiamo parlando di decine di migliaia di articoli in totale. Che non ci sono stati, cioè tu li stimi dal fatto che prima era così, interpoli quanto doveva essere prima e dopo, e Certo. quindi vengono fuori questi numeri. Questo addirittura ancora prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, eh. E lo stesso però avveniva nella prima guerra mondiale. Anche nella prima guerra mondiale c'era una forte censura, da parte di tutti gli stati, di nuovo non siamo i soli, da parte di tutti gli stati, proprio perché A non volevi far sapere al nemico come stavi messo e B non. Appunto, non potevi rattristare la Certo, popolazione e spaventarla. dice, sì, rattristare dicendo ci sono dei morti, la gente non Ci sono le muore, mo soprattutto, guarda, è importante che durante le guerre la gente non muoia. sì, almeno non sparata per il nemico Certo. cinico e baro. E poi invece per quella geografica anche lì si vede perché. In realtà tutta questa distribuzione degli articoli ha una curiosissima legge di potenza, cioè tu hai, che ne so, 1 milione di articoli in cui ci sono 2 morti, 100.000 articoli in cui ce ne sono 20, 10.000 con 10, è esattamente una legge di potenza perfetta, quindi è una retta in scala logaritmica perfetta per i morti domestici. Fuori, se vai a selezionare gli stati stranieri, vedi che questa legge si spezza, cioè sotto meno di 10 morti Non ce ne sono esistono. molti di meno, cioè Certo. si è sempre una legge, micro legge di potenza, ma è spezzata. E quindi anche lì, da come spezza questo oggetto, proprio perché si vede quindi che l'effetto editoriale ha soprattutto luogo intorno a 10-20 morti, e quindi hai che ce ne sono di meno, stimi quanti sono, e anche qui vedi che appunto cresce in ragione della distanza, e essenzialmente via via che ti allontani hai sempre meno morti. Che vengono trattati. E l'ultima cosa sulla censura che veniva fuori divertentissima era, divertentissima sempre in un Stiamo contesto, ovviamente no? parlando di morti, quindi questo non può far altro che rendere tutto molto più divertente e spensierato. Sì, tra l'altro, vabbè, sempre in questo humor da forca, anche le cause, che sarà un articolo successivo, in realtà nei primi anni del Novecento erano tutti avvelenamento da funghi sotto la carrozza, cade la casa, cioè molto diverse. Poi via Certo. via si vede i treni, quando entrano in pieno fulgore i treni, poi gli aerei e così, cioè c'è tutta la causa della mortalità pure, è molto interessante. Dicevi comunque E l'ultima cosa no, divertente. l'ultima cosa è che praticamente, siccome i giornali esagerano il numero di morti, cioè se ti muoiono, cioè c'è un incidente, ci sono, che ne so, sei morti, quello scrive 10, sia per motivi di spazio sul titolo, sia perché così, una cosa è che so 6, una cosa è che so 10. In realtà è un po' tipo il prezzo del supermercato che è 9,99 invece che scrivere Ti 10 sembra perché. arrotondare, sì. Certo.
Esatto, lì in realtà de arrotondi per difetto per far sembrare il costo minore, sui giornali arrotondi per eccesso. E infatti, se tu fai la distribuzione dell'ultima cifra dei morti, cioè 27 prendo 7, 35 prendo 5 e così via, tu ti aspetteresti che la gente muore in gruppi equiprobabili, cioè che Certo. posso avere. E quindi dovresti avere una distribuzione piatta. In realtà no, c'è un picco intorno appunto allo 0 e intorno al 5, cioè i giornali italiani, se c'hai 4 morti, dicono 5, il New York Times in realtà arrotonda sempre allo 0 successivo, quindi se ce n'ho 3 o 4 dice o 20 o 10, Ah, però può soprattutto per diminuire 10. addirittura? Certo. Beh, diminuire quello non lo misuri, però diciamo che per essere onesti uno potrebbe anche immaginare che ha diminuito, però in realtà secondo me aumentano ed è chiaro che anche perché in realtà non vi sono meno numeri e l'altra cosa è che le cifre appunto 1, 2, 3, 4 sono compatibili con l'equiprobabilità, cioè il 10%, mentre quelle che sono assolutamente sotto sono appunto 6, 7, 8 e 9 che sono assolutamente sotto, quindi in realtà è chiaro che tu approssimi per eccesso e approssimi per eccesso soprattutto a partire dal 4 Eh in sì, poi. poi E sì. tutto questo c'è sempre, indovinate, salvo quando? Salvo per i morti domestici nel fascismo, cioè questa pratica di esagerare il morto ha luogo sempre, ovunque, in tutti i giornali, eccetera, eccetera, però nel periodo fascista non c'era questa cosa, per i morti domestici. Cioè, c'erano 3 morti italiani, paradossalmente era più preciso perché riportavano proprio 3. Erano pochi, infatti se poi vedete l'articolo si scarica gratis, è open source e open access, gli errori statistici dei morti della stampa del Corriere della Sera sono molto grandi perché in realtà abbiamo detto che moriva poca gente, quindi è un errore associato a questa misura. Però è curioso che paradossalmente questa pratica, se volete, errata di eccedere, non veniva praticata nei morti domestici sotto il Certo, fascismo. nel frattempo è tornata la smerigliatrice. Grazie, Ah, amico bene, smerigliatore, grazie. Cos'è un nome la sua smerigliatrice? bene. Io ne avrei diversi di nomi, sia per lui che per la smerigliatrice. Dopo, Guarda, scontato tu qua. che sia un lui, perché uno che smeriglia il sabato mattina è sicuramente compatibile con quello che dicevamo prima, no? Con delle azioni assolutamente incoscienti e irresponsabili. Però magari una lei, effettivamente. Bisogna vedere se rispetta le norme di uso, perché pure con la smerigliatrice ti puoi fare Ti puoi fare parecchio male. molto male, sì, cosa che noi non speriamo, vero caro vicino? Va bene, ci avviamo verso la conclusione di questo episodio. Speriamo che, tra l'altro, l'epidemia di Covid ci permetta prima o poi di fare di nuovo degli eventi di persona, quindi poterci rivedere di persona sia fra di noi che non ci vediamo da una vita. In maniera non distruttiva. Esatto, sia con le persone che ci ascoltano, perché mi piacerebbe organizzare una serie di eventi, ho un casino di idee che però non posso mettere in pratica perché non si può e non è opportuno quantomeno. Quindi speriamo che questa pandemia scorra più velocemente così possiamo tutti rivederci assieme in qualche evento. Per quanto riguarda invece i contatti, potete scriverci a info@scientificas.it, ci trovate su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, poi che non sono tutti i social, ma sono i principali, diciamo. Non abbiamo ancora TikTok perché nessuno di noi ha intenzione di mettersi a ballare davanti a un cellulare, Per il per il momento, almeno. momento, esatto, poi vedremo. non sappiamo mai quanto in basso potremmo cadere. C'è altro modo per contattarci? Ah sì, c'è il gruppo Telegram. Ah sì, quello è molto attivo, Esatto. anche, non dico troppo, nel senso che purtroppo Telegram è bellissimo perché è molto focalizzato, però poi risalire a chi ha scritto cosa è un po' complicato, però è un posto dove si riesce a discutere Va bene. piacevolmente. Vi ricordiamo inoltre che potete sostenerci tramite una donazione ricorrente con Patreon, sul nostro account Patreon, trovate riferimenti sul nostro sito www.scientificas.it, oppure tramite una libera donazione, tramite bonifico o tramite PayPal. Sappiate che siamo un'associazione senza scopo di lucro, se magari tu, caro amico, ci stai ascoltando per la prima volta e non lo sai, siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi tutto quello che voi ci donate lo utilizziamo per i microfoni, adesso abbiamo rifatto il sito internet, nel senso che abbiamo spostato il sito internet su dei server più veloci, di modo da velocizzare la navigazione, insomma, lo usiamo solo per questo, noi non ci guadagniamo nulla, tutto quello che facciamo lo facciamo gratis, e perché ci piace parlare di morti in podcast. Vuoi mettere? Infatti.
Va bene, grazie Marco. Speriamo che tu possa tornare in Giappone quanto prima. Sì, mi piaceva fare queste cose internazionali. Ma ci torneremo prima o poi, voglio dire, del resto questa cosa non potrà durare all'infinito, speriamo. Oltre al fatto che comunque mi piacerebbe venire in Giappone a trovarti prima o poi. Ah, sì, 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 sì. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, speriamo vi siate divertiti. A presto. Ciao. Ciao.